Signore e signori, buonasera, benvenuti alla Casa d'Aste Capitolium Art, asta numero 249, arte moderna e contemporanea. Questa tornata sarà dal lotto numero 1 al lotto numero 93, mentre stasera alle 8 proseguiremo dal 94 fino alla fine e precisamente all'lotto 186. Ricordo brevemente i diritti d'asta. 22% da aggiungere al prezzo di aggiudicazione. Scaletta dei rilanci: da 0 a 100 si va di 10 in 10, da 100 a 500 di 20 in 20, dopo si passa a 50 euro fino a 1000, dopo si va di 100 euro fino a 5000, da 5000 a 10000 di 200 in 200, da 10000 a 20000 si va di 500 in 500. Dopo i 20.000 euro si passa a rilanci di 1.000 euro fino a 50.000, si va di 2.000 in 2.000 e dopo i 100.000 si va di 5.000 in 5.000. Partiamo altre ricordo che si può partecipare in sala registrandosi al telefono, online, abbiamo quattro computer collegati ai vari portali che utilizziamo, ovviamente al nostro sito. Siamo in diretta streaming sul nostro sito di Capitolium, sulla nostra pagina Facebook, sulla nostra pagina YouTube e sulla nostra pagina Instagram. Questo è quanto, se ci saranno altre cose magari le dirò quando mi ricorderò. Partiamo dal lotto numero 1 dove abbiamo questa linoleografia o multiplo di Mimmo Paladino, dimensioni di 75x204. Signori, 500 euro è la base d'asta da confermare. Confermata al numero 7, bisogna rilanciare a 550 euro, altrimenti aggiudichiamo. 500 per la prima, 500 per la seconda e 500 euro. Passiamo al lotto numero 2, sempre Mimmo Paladino, la sua gemella, sempre base d'asta, offerta già confermata di 500 euro. Signori, bisogna offrire 550 euro, che è l'ammontare del prossimo rilancio. 550 al numero 2, grazie. Ma 600 euro arrivano al numero 7, bisogna fare 650. Siamo a 600 euro per il numero 7, bisogna fare 650 euro. 650 al numero 2, 700 al numero 7, bisogna fare 750. 700 per la prima, 700 per la seconda e 700 euro aggiudichiamo paletta numero 7. Andiamo al lotto numero 3 dove abbiamo un altro multiplo, signori, la parte iniziale del catalogo solitamente la dedichiamo sempre alle opere di grafica o ai multipli come in questo caso, multiplo su tela, tano festa, finestra 70-100, signori siamo a 240 euro, bisogna offrirne 260, 240, 260 arrivati, bisogna fare 280 signori. $2,80 per la prima, $2,80 per la seconda e 280 euro. Complimenti. Andiamo al lotto numero 4, dove abbiamo una bella serigrafia di Sol Lewitt, 37 per 37,5 centimetri. Signori, siamo 260 euro, bisogna fare 2,80. 2,80 mi arrivano al numero 1, grazie, li ho visti, 300 euro al numero 11, 320 al 7, bisogna fare 3,40 signori, 3,40 al numero 1, bisogna fare 3,60 all'11, bisogna fare 3,80 al numero 7, bisogna fare 400 signori, siamo a 380 euro, bisogna fare 400, 400 al numero 11, prossimo rilancio 4,20 al numero 1, grazie, 4,40 al numero 7, bisogna fare 4,60. 4,60 arrivati, 4,80, bisogna fare 500 signori, siamo 480 euro, 500 al numero 11, prossimo rilancio 5,50, altrimenti aggiudichiamo al telefono 550 al numero 1, bisogna fare 600 euro, 550 già arrivati, 600 al numero 11, bisogna fare 6,50 per rimanere in gara signori, altrimenti 6,50 al numero 7, bisogna fare 700. 700 al numero 11. Signori, 750 è il prossimo rilancio. 700 per la prima. 750. Bisogna fare 800.
800 € al numero 11, 8,50 al prossimo rilancio, 800 per la prima, 800 per la seconda e 800 €, complimenti, al numero 11. Andiamo al lotto numero 5, dove abbiamo una bella litografia Ubuo Balear di Miro, Joan Miro, 65 per 49. Signori, siamo a 550 euro, bisogna offrirne 600. 600 al numero 16, 6,50 il prossimo rilancio. Va bene, 6,50 intanto mi arrivano al numero 1, bisogna rilanciare a 700. 700 al numero 16, 7,50 il prossimo rilancio. Siamo a 700 per il numero 16, giusto? L'ho visto, l'ho visto. Aspetto, non c'è problema, si attaccano alla in fondo. Siamo a 700 euro, 7,50 al numero 3. Bisogna fare 800 euro. Allora, quanto siamo? 800 euro? 7,50, bisogna offrirne 800, signori. 800, grazie. Al numero 3. Bisogna fare 8,50. 8,50 sempre al numero 3. Bisogna fare 900, signori. 8,50 per la prima. 900 al numero 3. Bisogna fare 950 per rimanere in gara, altrimenti aggiudichi. 9,50, grazie, sempre al numero 3. Bisogna fare 1000, signori. 9,50 per la prima, 1000 euro, grazie. Sono arrivati, bisogna fare 1100. 1100, arrivato, 1200 il prossimo. Cosa sei tu, Fede? Invaluable? Arve. Siamo a 1100 euro sul portale di Arsveglio, bisogna fare 1200. 1100 per la prima, 1100 per la seconda e 1100 euro, paletta numero 3, 1100 euro. Andiamo al lotto numero 6, sempre Joan Miró, dalla serie Mallorca, acquaforte, acquatinta, 86 per 71. Signori, tirata 50 esemplari, abbiamo anche la bibliografia, Dupin 616, 600, Ale quanto? 600, 650 al 7, bisogna fare 700. 700 al numero 2, bisogna fare 750. 750 al 5, bisogna fare 800, signori. 800 al numero 2, bisogna fare 8,50. 8,50 al numero 5, prossimo rilancio è di 900 euro. 900, è arrivato, bisogna fare 9,50. 9,50, 1000 euro torna al banco, scusate, non avevo visto, bisogna fare 1100. 1100 al numero 2, bisogna fare 1200, signori. 1200 al numero 5, bisogna fare 1003 per rimanere in gara. 1300 euro arrivati, bisogna fare 1004. 1004 al numero 5. Signori, 1500 euro è l'ammontare del prossimo rilancio, altrimenti aggiudichiamo, paletta numero 5, a cliente al telefono con Alessandra. 1004 per la prima, 1.004 per la seconda e 1.400 euro. Complimenti Alessandro. Che paletta hai? 3? 5? Andiamo al lotto numero 7, dove abbiamo una acquaforte, acqua tinta di Pablo Picasso, valutata 6.000-8.000 euro, non a caso, 40-30, numero 3 in basso a matita, firma matita in basso a destra,
carta Montfalfi di Grana Vollard, tavola 25 della suite Vollard. Pubblicata, è tutto, eh? Pubblicata sul blog, abbiamo verificato quanto? 3.000 al numero 3, signori. Bisogna fare 3.100 euro. 3.100 al numero 2, bisogna fare 3.200. 3.200 arrivati, bisogna fare 3.300. 3.300 anche, bisogna fare 3.400. Siamo a 3.300 euro. 3.400 al numero 7, bisogna fare 3.500. 3.400 per la prima. 3.400 per la seconda e 3.400 euro, pochissimo, numero 7. Lotto numero 8, altra grafica di Picasso. Acqua tinta e punta secca, 49,5 x 41. Il pittore e la modella, tirata 50, l'esemplare numero 28. Quanto? 1.200 al banco, bisogna fare 1.300. 1.300 al numero 5, 1.400 torna al banco, bisogna fare 1.500. 1.500 al numero 5, 1.600 torna al banco, bisogna fare 1.700. 1.600 già detta, bisogna fare 1.700. 1.700 al numero 6, è già arrivata, al numero 5, scusa. 1.800 al numero 2, bisogna fare 1.900, bisogna fare 2.000. 2.000 euro al numero 5, 2.100 il prossimo rilancio. 2.100 euro al numero 2, bisogna fare 2.200, signori. 2.200 arrivati, bisogna fare 2.300. 2.300 al numero 5, prossimo rilancio 2.400. 2.400 arrivati, bisogna fare 2.500 pure. Bisogna fare 2.600. Siamo a 2.500 euro per la prima. 2.500 euro per la 2.600 è il numero 8, grazie. Bisogna fare 2.700. 2.600 per la prima. 2.600 per la seconda. E 2.600 euro. Numero paletta numero 8. Lotto numero 9, signori Alberto Giacometti. È una prova d'artista, tirata 2, più ovviamente tutta la sua tiratura normale, i numeri arabi e i numeri romani, 22 per 28 è un acquaforte, dimensione della lastra 24,5 per 19. 2006 al numero 1, 2007 torna al banco. Bisogna fare 2008. 2008 al numero 8, 2009 torna al banco. Bisogna fare 3.000, signori. 3.000 al numero 8, 300 torna al banco. Mi spiace, è troppo tardi. 300 è già arrivato. Bisogna fare 3. 3.2 è già arrivato. Bisogna fare 3.3. 3.3 all'8, bisogna fare 3.4. 3.5 torna al banco. Bisogna fare 3.6. 3.600 al numero 1, siamo in gara. Bisogna fare 3.700 euro. 3.700 al numero 2, bisogna fare 3.8. 3.8 al numero 1, bisogna fare 3.9, signori. 3.9 al numero 2, 4.000 al prossimo rilancio. 4.000 al numero 1, bisogna fare 4.100. 4.100 al numero 2, bisogna fare 4.200, signori, per rimanere in gara. È tuo Dario, vero? 400? Sì. 4 e 1. 4.100 euro per la prima. 4.100 euro per la seconda e 4.100 euro, paletta numero 2. Complimenti. Paletta numero 2. Andiamo al lotto numero 10. Alberto Burri, signori, siamo a 1.100 euro con le offerte. Bisogna fare 1.200. per la prima. 1.200, grazie. Al numero 7 bisogna fare 1.300.
Siamo a 1200 euro, signori. Bisogna fare 1300 euro. 1300 sala, grazie. Bisogna fare 1400. 1400 arrivati al numero 7. Bisogna fare 1500. 1500 al numero 31. 1500 per la prima. 1500 per la seconda. E 1500 euro. 1600 su martello, me l'ha segnalata prima. Bisogna fare 1700. Mi spiace. 1600 per la prima. 1600 per la seconda e 1600 euro al numero 3. Aggiudicata. Andiamo al lotto numero 11, Sai Tuombly. Signore, una litografia, una serigrafia, molto rara, difficile trovare fotografie di Tuombly. Signori, timbro a secco di Lucio Amelio in basso a sinistra. Provenienza studio oggetto di Caserta e cartiglio della Galleria d'Arte Seconda Scala di Roma. Provenienza Lucio Amelio. Si parte da 2500 euro da confermare. Nulla per la prima, per la seconda. Signori, l'opera rimane qua, la ritiriamo. Passiamo al lotto numero 12, dove abbiamo un altro nome importante. Roy Lichtenstein, brushstroke. Serigrafia 73,6, 58 e 4. Signori, stimata 8-12 mila, sottostimata. Hanno fatto un numero di prove d'artista, non si sa quante. Questa è una di quelle. Abbiamo ritenuto che firma, carta, patina e tutto quanto corrispondessero, secondo noi e i nostri collaboratori esterni. Signori, si parte da 4 mila euro da confermare. 4.000 per la prima, 4.000 al numero 2, bisogna fare 4.100 per rimanere in gara. 4.100 al numero 1, bisogna fare 4.200 euro. 4.100 per la prima, 4.200 al numero 2, bisogna fare 4.300. 4.300 mi arrivano dal numero 1, bisogna fare 4.400. 4.400 al numero 1, bisogna fare 4.500. 4 e 5 mi arrivano dal 2, grazie. Bisogna fare 4 e 6 al numero 1, bisogna fare 4 e 7. 4 e 7 al numero 1, bisogna fare 4 e 8. 4 e 8 al numero 2, bisogna fare 4 e 9, signori, per rimanere in gara. 5.000, no, 4 e 9, bisogna fare 5.000 euro. 5.000 arrivati, bisogna fare 5.200, cambia la scaletta. 5.200 al numero 2, 5.400 successivo. 5.000, 5.200 per il numero 2, bisogna fare 5.400. 5.400 al numero 1, bisogna fare 5.600, signori. 5.600 al numero 2, bisogna fare 5.800. 5.800 al numero 7, bisogna fare 6.000. 6.000? 6.000 al numero 1, bisogna fare 6.200, signori. 6.200 che mi arrivano al numero 7, bisogna fare 6.400. 6 e 4 al numero 1, 6 e 6 è il prossimo rilancio. 6.600 arrivati, bisogna fare 6, 6 e 8 anche, bisogna fare 7.000. 7.000 arrivato al numero 1, 7 e 2 è il prossimo rilancio. Se si vuole rimanere in gara, altrimenti aggiudichiamo, eh. 7.000 per la 7.200 arrivati, bisogna fare 7.400. 7.200 euro per la prima. 7.000 e 7.400 euro è il prossimo rilancio. 7.200 per la prima. 7.200 per la seconda. E 7.200 euro, giudichiamo, paletta numero 7. Andiamo al lotto numero 13,
dove abbiamo un'altra grafica d'autore, siamo sempre in ambito pop con Andy Warhol. Serigrafia presa dal manifesto della mostra fatta nel 1975 a Palazzo dei Diamanti Ferrara. È un'edizione particolare, numerata a numeri romani, è tutto riportato nella scheda che potete trovare sul catalogo. Signori, è stata leggermente restaurata, quindi è una piccola macchiolina al centro, però è stata restaurata molto bene, quasi invisibile. Fatto sta, eravamo 1200, vero, sul sito? 1300 al numero 1, 1400 al numero 2, bisogna fare 1500, signori. 1500 al numero 4, 1600? 1700? 1600 al numero 2, bisogna fare 1700. 1700, già in sala. Bisogna fare 1800. 1800 al 2. 1900 in sala, 31, bisogna fare 2000. 2000 al numero 2. 200 in sala, bisogna fare 2 e 2. 2100 per la prima. 2100 per la seconda e 2100 euro, tutti d'accordo? Complimenti, numero 31, giusto? Yes. Lotto numero 14. Signori, Keith Haring. È un'edizione fatta dal World Federation of United Nations Association di New York. È un'opera, diciamo, è un'edizione conosciuta, c'è tutta una bibliografia online che può essere visionata. Tiratura 1000, signori, siamo a 1500 euro. Bisogna fare 1000, bisogna confermare innanzitutto la base, altrimenti la ritiriamo e dopo si prosegue di 100 in 100. 1500 euro per la prima, 1500 euro per la seconda e 1500 euro. Signori, ritiriamo. Ritirato. Andiamo al lotto numero 15, dove invece abbiamo un'opera importante di Keith Haring, una litografia dell'82, firmata, datata e titolata. Signori, si parte da 4.000, 5.600 euro al numero 1. Bisogna fare 5.008 per rimanere in gara. 5,8 al numero 16, grazie. Bisogna fare 6.000. 6.000 al numero 1, bisogna fare 6.002, signori. Siamo 6.000 al numero 1, 6.002 al numero 16, bisogna fare 6.004. 6.004 al numero 1, 6 e 6 è il prossimo rilancio. 6.600. Siamo a 6.004 al numero 1. Bisogna fare 6.600 euro. 6.600 intanto mi arrivano dal numero 3, bisogna fare 6.008. 6.008 al numero 6. Se sei già arrivato. 7.000 al numero 1, bisogna fare 7.002, signori. 7.000 euro al numero 1. Al numero 8, Ale? 7.000 per la prima. 7.002 al numero 3. Bisogna fare 7.4. 7.4 arrivati al numero 1. Bisogna fare 7 e 6. 7.4 per la prima. 7.400 euro per la seconda. E 7.400 euro, aggiudichiamo al numero 1. Complimenti. Andiamo al lotto numero 16, signori, dove abbiamo una bellissima opera di Fausto Pirandello. Oltre che bellissima, è molto rara. Quanto? Io qua ho un 5,4, 5,6 va bene, 5,8 torna al banco. Bisogna fare 6.000. Molto raro Pirandello, soprattutto di queste dimensioni e di questa qualità. 6.000 paritari al banco, bisogna fare 6.200. Euro il numero 14, grazie.
6 e 4 al numero 5, 6 e 6 è il prossimo rilancio. 6 e 6, grazie. Bisogna fare 6 e 8. 6 e 8? 6.008 al 5, bisogna fare 7.000. €7.000 al numero 14. 7.002, prossimo rilancio. 7.000 per la prima. 7.000 per la seconda. Offre o chiudo, perché giustamente che cliente che aspetta. 7.000 per la prima, 7.000 per la seconda, €7.000. E io devo battere il martello, eh? 7.000, complimenti. Che paletta hai, scusa, Gloria? Scusami Alessandra, scusa col cliente, ma purtroppo... Allora, signori, lotto numero 17. Mario Tozzi, la Capellona, olio su tela, 46,55. Signori, siamo a €15.000. 15,5 al numero 4. Bisogna offrire 16 per rimanere in gara. Siamo a €15.500. Per la prima 16.000, grazie. Bisogna fare 16 e 5. 16.000 euro per la prima. 16 e 5, grazie. Bisogna fare 17. Siamo online sul nostro sito, signore. Bisogna fare 17.000 euro. 16.005 per la prima. 16.500 euro per la seconda. E 16.500 euro. Aggiudichiamo alla paletta numero 4. Complimenti Elisabetta, è al tuo cliente. Altro dipinto di Mario Tozzi, signori. Figura olio su tela, ovviamente sono tutti archiviati alla fondazione, pubblicati laddove c'è la pubblicazione segnalata nel catalogo. In questo caso si parte da 9.400 euro, bisogna offrire 9.600. Siamo a 9.400 euro, 9.600? Grazie. Era in sala, l'hai già presa? Allora, siamo a 9.600. 9.008, bisogna fare 10.000. 10.000? 10.000 in sala, bisogna fare 10.500 euro. Ma non vedo Giorgio, ah, eccolo là. Siamo a 10.000, 10.500 al 5. Bisogna fare 11.000 euro. 11 al 3, bisogna fare 11.500. 11.500, 11.500 al 5, bisogna fare 12. Ragazzi, decidetevi, io faccio quello che mi dite voi. Non posso fare niente da qua. Siamo a 11.500 per Alessandra? Benissimo, bisogna fare 12. 11.500 per la prima. 11.500, 12.000 euro al numero 3. Bisogna fare 12.500. 12.500 sempre al numero 3. 13.000 euro il prossimo rilancio. 12.500 per la prima. Signori, ci sono anche un po' di telefonate. Grazie, al numero 5 è già arrivata. Bisogna fare 13.500. Siamo a 13.000 euro per te Alessandra, bisogna fare 13.500. 13.000 per la prima. 13.000 per la seconda. E 14. Quindi ne sono arrivate due una sull'altra. Siamo a 14.000 euro, bisogna fare 14.500. Per la prima. 14.000 per la seconda
14.005 al numero 5, bisogna fare 15.000. 14.005 per la prima. 14.005 per la seconda. E 14.500 euro. Aggiudichiamo. Paletta numero 5 con Alessandra. Andiamo al lotto numero 19. Lotto numero 19, abbiamo questo paesaggio di Umberto Lilloni, si parte da 2.000 euro, signori. Bisogna offrire 2.100. 2.100 al numero 3, bisogna fare 2.200. 2.200 al numero 7, bisogna fare 2.003. 2.200 per la prima. Signori, archiviato presso la Galleria Schubert 23, grazie. Presso la Galleria Schubert di Milano, con timbro a retro, firma anno in basso a sinistra, l'opera ha un'ottima provenienza. 2.300 euro offerta corrente, prossimo rilancio 2.4 mi sono arrivati, bisogna fare 2.5. Ma mi arrivano anche i 2.5, bisogna fare 2.6. Siamo a 2.500 euro per la prima. 2.500 per la seconda, 2.600 euro. Arrivati, paletta numero 3. 2.600 per la prima. 2.600 per la seconda e 2.600 euro. Paletta numero 3. Complimenti, aggiudicato. Lotto numero 20, sempre Umberto Lilloni, siamo a 2.000 euro, 200 online, bisogna fare 2.2, 2.2 al 4, bisogna fare 2.3, 2.3 al 14, bisogna fare 2.4, 2.4 al 4, bisogna fare 2.5, 2.5 al 4, 2 in sala, alla precedenza, 2.5 al 31, bisogna fare 2.6, 2.6 al 4, 2.7 al 31, bisogna fare 2.8, 2.7 per la prima, 2.8, no, 2.7, siamo a 2.7, c'è una... bisogna fare 2.8, 2.8 al 4, bisogna fare 2.9, avevi previsto le mosse. Siamo a 2.8 al numero 4, è dietro al computer, bisogna fare 2.9. 2.800 euro al numero 4, per la prima. 2.009 in sala, parità, e alla precedenza la sala. Bisogna fare 3.000, signori. È bella, però. Siamo qua? 2.009 per la prima, 3.000. Bisogna fare 3.100. 3.000 al numero 3, signori, per la prima. 3.000 per la seconda. E 3.000 euro, 3.100. Bisogna fare 3.002. 3.100 per la prima. 3.100 per la seconda. E 3.100 euro, tutti d'accordo? Paletta numero 24 in sala. Andiamo all'otto numero 21. Signori, dove abbiamo un'altra opera molto rara, Ardengo Soffici. È un'opera su carta, 2005 al numero 2, grazie. 33 per 24, prossima offerta è 2006. Altrimenti aggiudichiamo, è al numero 2. 2.500 per la prima. 2.6 al numero 4. Bisogna fare 2.7.
2600 euro al numero 4 per la prima, 2006 per la seconda e 2600 euro. Paletta numero 4, complimenti, aggiudicato. Lotto numero 22, signori, Bruno Cassinari. Autentica dell'artista su fotografia, al retro titolo firma e anno, signori, l'opera, non vedo l'anno, non ha importanza, 65x80, si parte da 3.400 euro, 3.5 al numero 14, bisogna fare 3.6, è del 68, 3.6, 3.6 in sala, bisogna fare 3.7, 3.7 all'11, bisogna fare 3.8, 3.8 in sala, bisogna fare 3.9, 3.900 al 15, 4.000 in sala, 4.100 in sala, bisogna fare 4.200, 4.200 in sala, bisogna fare 4.300, 4.300 al 26, bisogna fare 4.400, 4.400 al 31, bisogna fare 4.500, 4.400 euro in sala al numero 31, bisogna fare 4.500 al 15, al telefono, bisogna fare 4.600 in sala, bisogna fare 4.700, 4 e 7 al numero 15, 4 e 8 al prossimo rilancio, 4 e 8 al numero 3, bisogna fare 4 e 9 signori, 4 e 9 in sala al numero 31, bisogna fare 5.000 euro, dopo cambia scaletta, siamo 4.900 per la prima, 5.000 al numero 15, bisogna fare 5.200 signori, 5.000 per la prima, 5.000 per la seconda e 5.000 euro, paletta numero 15, tutti d'accordo? 5.2, bisogna fare 5.4, euro per la prima. 5.400 per la seconda e 5.6 in sala, 31, bisogna fare 5.800. 5.800 per la prima, 5.800 per la seconda e 5.800 euro, paletta numero 15, grazie, aggiudichiamo. Lotto numero 23, altra opera molto rara, è un zigaina degli anni 50, Uomini del Polesine, tecnica mista su cartone, 45x58. Signori, siamo a 2.700 euro, bisogna offrirne 2.800. Gioffre 2008, Ale al telefono. Siamo 2.700 euro per la prima, siamo al banco, signori. Se non ci sono offerte, aggiudico. Dovrebbe esserci anche un altro telefono, se non sbaglio. Stai prendendo la linea? No. Telefonico al 17? Ah, stai prendendo la linea. Non parla? 2007 per la prima. Ale, il tuo cliente non rilancia? 2007 per la seconda e 2700 euro, 2008. Sul martello, bisogna offrire 2009. 2008 per la prima. 2008 per la seconda. E 2.800 euro al numero 8. Andiamo al lotto numero 24, dove abbiamo un'altra opera di Giuseppe Zigaina, di un periodo differente, siamo più avanti, le dimensioni, la tecnica, è tutto diverso. 1.500 signori, da confermare.
1005 al numero 17. Per rimanere in gara bisogna offrire 1006, signori. 1005, base d'asta confermata al telefono. Per la prima, poco, eh? 1005 per la seconda, complimenti per l'affare. 1500 euro, lo aggiudichiamo. Mi dici il numero della tua paletta? Ok. Andiamo al lotto numero 25, altra opera di Giuseppe Zigaina, terza ed ultima di questo catalogo. 120%, signori, 2000 euro. 2000 confermati al 17. Signori, non facciamo fare affari, io capisco la bontà d'animo, però questo signore qua sta comprando delle cifre ridicole, eh? 2000 per la prima. 2000 per la seconda, complimenti per l'acquisto, 2000 euro e raggiudichiamo. Andiamo al lotto numero 26. Signori, abbiamo un capolavoro di Leonardo Cremonini del 56. Non mi dilungherò troppo, un'opera storicissima. È un 4100 va bene, è un artista che fa cifre molto diverse da quelle segnalate in catalogo, è un'occasione simile alla svendita effettiva, non mi dilungo troppo su tutti i lotti, solo su quelli che meritano. Siamo a 4100 euro, bisogna fare 4200, 4200 mi arrivano al numero 2, bisogna fare 4300. Quattro e tre, quattro e quattro torna al banco, signore. Bisogna fare 4 e 5, 4 e 5. 4 e 5 arrivati, 4 e 6 torna al banco. Bisogna fare 4 e 7, 4 e 7, 4 e 8 torna al banco. Bisogna fare 4.900. 4 e 9 al 4, 5.000 torna al banco. Bisogna fare 5.200. 5 e 2 arrivati, 5 e 4 torna al banco. Bisogna fare 5 e 6. 5 e 6 è arrivato. 5 e 8 torna al banco. Prossimo rilancio è di 6.000. 6.000 paritari al banco. Bisogna fare 6.200 euro, signori, per rimanere in gara. 6.000. Per la prima. Le due telefonate? Non rispondono? Stai richiamando? Si mangeranno le dita, eh? Siamo a 6.000 euro per la prima. Io anche quando ero a scuola mi consigliavano, io non capivo niente. Devo mettermi un auricolare. Vabbè, comunque sia, cos'è, non risponde, non, lasciagli un messaggio in segreteria, basta. 6.000 per la prima. 6.000 per la seconda e 6.000 euro. Aggiudichiamo, signori, al banco. 6.000. Lotto numero 27. Rimaniamo sempre in ambito figurativo, abbiamo quest'altra opera molto significativa per la produzione di Karl Plattner. Olio su tela 50-30, ragazza distesa. Signori, si parte da 2,5, eh? 2,7 al 2, bisogna fare 2,8. 2,8 al 14, bisogna fare 2,9. 2,9 al 5, bisogna fare 3.000. 3.000 al 14, bisogna fare 3.100. 3.000 per la prima. 3,100 al numero 2, bisogna fare 3,2. 3,2 al 14, bisogna fare 3,3. 3,3 al 2, bisogna fare 3,4. 3,4 al 14, 3,5 alla prossima. 3,5, grazie Dario. Bisogna fare 3,6. 3,6 per Gloria. Numero 14, bisogna fare 3,7. 3,7 al numero 2. 3,008 il successivo. Bisogna fare 3,008, siamo al numero 2. 3,008 al 14, grazie. Bisogna fare 3,9. 3,9 al numero 2, bisogna fare 4.000, signori. 4.000 al numero 14. 4.100 il prossimo rilancio, 4.100 arrivati al numero 2, bisogna fare 4 e 2.
Forza signori, 4.100 per la 4.200, grazie, al 14. Bisogna fare 4.300, 4.300 sempre arrivati da Dario, bisogna fare 4.400. 4.400, grazie, al numero 14. Bisogna fare 4.500. 4.500 arrivato, 4.600 il prossimo. 4.600 al 14. Bisogna fare 4.700. 4.700, grazie. Bisogna fare 4.800. 4.800 euro, numero 14, bisogna fare 4.900. 4.800 euro, dove siamo? Per la prima. 4.800 per la seconda. 4.900 all'11, bisogna fare 5.000, signori. 5.000 al 14, 5.200 euro il prossimo rilancio. Siamo con gloria a 5.000 euro. 5.200 grazie al 15, bisogna fare 5.400. 5.400 al 14, 5.600 successivo. 5.600, grazie. Lucia, numero 15, siamo a 5.600 euro, 5.800 il prossimo rilancio. 5.800 al numero 11. 6.000 euro, grazie. 6.200 successivo. 6.200 al numero 11. Bisogna fare 6.400 euro. 6.400 al numero 15. Bisogna fare 6.600. 6.600 al numero 11. Bisogna fare 6.800, signori. 6.800 al 15. 7.000 al successivo. 7.000 all'11. Signori, 7.200 euro l'offerta successiva. 7.200 al 15. Bisogna fare 7.400. 7.400 all'11. Bisogna fare 7.600. 7.400 per la prima. 7.400 euro. E tu Ceci, giusto? 7.400 euro per la seconda e 7.400 euro, complimenti, paletta numero 11. Paletta numero 28. Allora, purtroppo l'archiviazione ci è arrivata tardi, quindi non abbiamo potuto completare la scheda sul catalogo cartaceo. L'opera però è archiviata alla Fondazione Gottuso, Piazza del Grillo, Roma, e firmata dal professor Carapezza. 50 per 65, ha tutta una sua storia che invece è ben descritta sul catalogo. L'opera è importante, un soggetto politico, del periodo degli anni 70, immagino, e lì aiutami perché qua purtroppo non vedo le date. Ah, anni 50, perfetto, ancora meglio. Signori, 2007 niente, a base. Bisogna fare 2.8. 2.8 al numero 16, 2.9 al numero 2. Bisogna fare 3.000 al numero 1, bisogna fare 3.100. 3.100 arrivati, bisogna fare 3.200. Siamo a 3.100 euro. Bisogna fare 3.200. 3.200, signori, siamo sempre in ambiente svendita, eh? 3.200 euro per chi ama Gottuso è un'opera pressoché imperdibile a queste cifre. 3.200 al numero 3.300 arrivati, bisogna fare 3.400. 3.400 al numero 16, bisogna fare 3.500, signori. 3.500 al numero 2, grazie, bisogna fare 3.600. 3.500 euro, 3.600 al numero 16. Il prossimo rilancio è di 3.700 euro, signori. Allora, quanto l'ho stimata? 4-6.000, è poco. Comunque sia, 3.600 euro al numero 16 con Lina per la prima. 3.600. 3.600 per la seconda e 3.700 è arrivato. Bisogna fare 3.800.
Siamo a 3.800 euro al numero 16. Signori, 3.900 euro. Nulla. 3.800 per la prima. 3.800 per la seconda. E 3.800 euro. Incredibile. Complimenti. Numero 14, giusto? 16. Andiamo al lotto numero 29, dove abbiamo un'altra opera di Guttuso, un olio su tela, è una natura morta. 50, no, è ancora quella prima, 38 per 28. Signori, siamo a 7.200. 7.400, bisogna fare 7.600. Non lo reputo della stessa qualità della 7.600, sono due cose differenti, una tela e tutto, ma però sono due criteri completamente diversi di vedere. 7.800. 8.000 al numero 4, bisogna fare 8.200. 8.200 al numero 5, bisogna fare 8.400. Siamo 8.200 con Alessandra al telefono, bisogna fare 8.400 euro, signori. 8.400 euro al numero 4. Bisogna fare 8.600. 8.600 al numero 5. Bisogna fare 8.800. 8.600 per la prima. 8.600. 8.800. Prossimo rilancio 9.000 euro. 9.000 euro al numero 5. Bisogna fare 9.200, signori. Per rimanere in gara. 9.000 per la prima, 9.000 per la seconda e 9.000 euro, complimenti Alessandra, tuo cliente, 9.000 euro. Hai il numero 5 tu? Lotto numero 30. Allora, abbiamo un'opera di Michele Cascella, un olio su tela, 118 per 50... No, scusate, un olio su tavola, c'è un errore sul catalogo, eh? Quanto? 3.000 al numero 17. Grazie, 300 al numero 2. Grazie, Ellie. Bisogna fare 3.200, 3.200 in sala, bisogna fare 3.300. 3.300 al 2, bisogna fare 3.400. 3.400 in sala, bisogna fare 3.500. 3.500 al 2, bisogna fare 3.600 arrivati, bisogna fare 3.700. 3.7 al 2, bisogna fare 3.8, 3.8 in sala, bisogna fare 3.9, 3.9 al numero 2, bisogna fare 4.000, 4.000 in sala, bisogna fare 4.100, 400 arrivato, 4.200 in sala, bisogna fare 4.300, 4.300 al 2, bisogna fare 4.400, 4.400 in sala, 4.500 al 2, bisogna fare 4.600, 4.600 in sala, 4.700 al 2. Bisogna fare 4.800, 4.800 al numero 20, bisogna fare 4.900 al numero 2, 5.000 in sala, bisogna fare 5.200. 5.000 per la prima, 5.200 al 20, bisogna fare 5.400, 5.200 al 20, per la prima, 5.400, sempre in sala, 5.600 in sala al numero 20. Bisogna fare 5.800, 5.600 per la prima, 5.600 per la seconda e 5.600 euro, aggiudichiamo la paletta numero 20, 5.600 euro, complimenti. Lotto numero 31. Signori, abbiamo due capolavori di Xavier Bueno. Allora, ripeto che io non è che mi spreco su tutti i quadri, però se sono belli, sono belli, o sbaglio. Questo meno, ma quello dopo è stupendo. A me non piace Xavier Bueno, però questi nella sua produzione sono veramente belli. Allora, signori, si parte da 7.400 euro. Signori, 60 per 73, il prezzo di un 30 per 20. 7.6 al numero 16, bisogna fare 7.8. 7.8 all'11, bisogna fare 8.000.
Siamo a 7-8 per il numero 11, bisogna fare 8.000. 8.000 in sala, il numero 31. 8.000 al banco, scusa, è paritaria, bisogna fare 8.200. Devono mettermi una roba rossa, 8.200 in sala, 8.200 in sala, bisogna fare 8.400. 8.400 al 14, bisogna fare 8.600 al 31, bisogna fare 8.800. 8.800 al 14, bisogna fare 9.000. €8.800 con Gloria, non mi ricordo che paletta hai, 14, 9.000 al 2, bisogna fare €9.200, 9.200 al 14, bisogna fare 9.400 signori, 9.400 al numero 2, bisogna fare 9.600, 9.400 al numero 2, bisogna fare 9.600. 9.600 al 14. Signori, il prossimo di rilancio è di €9.800. 9.600 per la prima. Allora, ho venduto a €8.000 un'asta fa, un 30x40. Qua siamo a €9.600, un 60. Quanto? 9.800. Grazie, bisogna fare 10.000. 10.000 al 14. Signori, il prossimo rilancio 10.500 euro, provenienza proprietà privata, l'ho preso io stesso nella casa, l'abbiamo fatto archiviare da Raffaele Bueno, abbiamo fatto tutta la sua scheda, gli abbiamo creato tutto il suo contesto, insomma l'opera è vergine, è perfetta, siamo a 10.000 euro per la prima. Con te Gloria, giusto? 10.000 euro per la seconda e 10.000 euro, signori lo aggiudichiamo per la prima, per la seconda, complimenti, 10.000. 14? Ecco, ora passiamo al lotto numero 32. Signori, 1, 2, 3, 4, 5, 6 telefonate. Se le merita tutte. Siamo pronti con i telefoni? Quanto? 8 e 6, va bene, bisogna fare 8 e 8. 8 e 8 è arrivato, bisogna fare 8 e 9. 8 e 9, 9. Bisogna fare 9 e 2. 9 e 2 all'11, bisogna fare 9 e 4. 9 e 4 al 3. Al 4, scusate, bisogna fare 9 e 6. 9.6 all'11, bisogna fare 9.8? 9.8 al 4, bisogna fare 10.000. 10.000 al 4, è arrivato prima, bisogna fare 10.005. 10.500 euro all'11, bisogna fare 11.000. 10.500 euro solo, 11.000 al 4, grazie, bisogna fare 11.005, un pezzo da 20.000 euro, parliamoci chiaramente. 11 e 5, bisogna fare 12. 12.000 al numero 11, bisogna fare 12.005. 12.000 per la prima. 12 e 5, grazie al numero 3. Bisogna fare 13.000 euro, signori. 12.500 per la prima, 12.500 euro per la seconda, 13.000 al 5, grazie Alessandra, 13.000 per la prima, ricontiamo, 13.000 per la seconda e 13.000 euro, Alessandra, paletta numero 5, aggiudicato. Lotto numero 33. Abbiamo questo Morlotti straordinario. Le condizioni non sono al top, ma spesso con Morlotti si verificano questi effetti di crachelatura e comunque l'opera è in condizioni dal punto di vista del colore del soggetto direi straordinarie. È una
Morlotti di grande qualità, signori, bisogna offrire 15.000 euro per portarlo a casa, che è la base d'asta. Signori, pubblicato a catalogo generale, ha provenienza da due delle gallerie più conosciute sulla piazza italiana e anche internazionale. 15.000 per la prima, 15.000 per la seconda, 15.000 euro, signori, lo ritiriamo con dispiacere. Abbiamo un'altra opera. Allora, io devo dire che in quest'asta la qualità è piuttosto diffusa. Presentiamo il Chigine, che credo che esemplifichi al massimo, insomma, la buona... quanto? 7.200 euro al numero 3. Bisogna offrire 7.400 al numero 1. Bisogna fare 7.600 al numero 3. 7.800? 7.600 al numero 3, bisogna fare 7.800, signori. 7.800 arrivati, bisogna fare 8.000. 8.000 arrivati. Signori, siamo a 8.000 euro, bisogna fare 8.200 al numero 3, grazie, bisogna fare 8.400. Arrivati anche, bisogna fare 8.600. 8.600 al numero 11, bisogna fare 8.800. 8.800 sono arrivati, bisogna fare 9.000. 9.000 anche, bisogna fare 9.200. 9.200 al numero 11. Bisogna fare 9.400, signori. 9.400 al numero 2, bisogna fare 9.600. 9.600 arrivati, bisogna fare 9.800. 9.800 al numero 11, bisogna fare 10.000. 10.000 al numero 2, grazie, bisogna fare 10.500 euro, signori. Per la prima. 10.000 per la seconda. 10.500 al numero 7. Siamo a 10.500 euro. Bisogna fare 11, signori. 10.500 per la prima. 10.500 per la seconda. E 10.500 euro, aggiudichiamo, numero 7. Lotto numero 35. Prizza 70-100, 1000 euro. 1100? 1200? 1300? 1300 siamo. 1500 al 17, bisogna fare 1600. 1.600 è arrivato al numero 1, bisogna fare 1.700. 1.700 è arrivato, bisogna fare 1.800. 1.800 è arrivato, bisogna fare 1.900. 1.800 per la prima. 1.900, grazie al numero 4, bisogna fare 2.000 euro. 2.000 al numero 1, grazie, bisogna fare 2.100. 2.000 per la prima. 2.000 per la... 2.100, grazie, bisogna fare 2.200. 2.200, grazie al numero 1, bisogna fare 2.300. 2.200 per la prima. 2.200 euro per la seconda e 2.000.
Siamo a 2-2. Geoffrey è 2-3. 2002 per la prima. 2002 per la seconda. Che fa? Offre o non offre? 2003 al numero 8. Bisogna fare 2004. 2-4 al numero 1. Bisogna fare 2-5. ...2004 per la prima. ...2004... ...per la seconda. E 2000... ...2005... ...bisogna fare 2006. ...2600 euro all'uno. 2006 per la prima, 2006 per la seconda, e è un'offerta? 2007, bisogna fare 2008, 2008, 2008 per la prima, 2008 per la seconda, e 2800 euro, complimenti, e a numero 1. Lotto numero 36, Carlo Mattioli. Signori, si parte da 1.500 già offerti, 1.600 al numero 7, grazie, bisogna fare 1.700. 1.700 è arrivato, 1.800 al numero 7, bisogna fare 1.900. 1.900 è arrivato, ma 2.000 anche, bisogna fare 2.100. Tecnica mista su cartone, 35x43, siamo a 2.000 euro per il numero 7 per la prima, 2.000 per la seconda e 2.000 euro, signori, aggiudichiamo, paletta numero 7. Andiamo al lotto numero 37, dove abbiamo un'altra opera di Carlo Mattioli, tutt'altra cosa, signori, un notturno su tela, o su tavola, non ricordo più, su tela, La spiaggia nera, 29x75, 4.000 confermati, bisogna fare 4.100, 4.100 in sala, bisogna fare 4.002, 4.100 per la prima, 4.2 al numero 4, 4.3, 4.3 al numero 31, bisogna fare 4 e 4 al numero 4, bisogna 4 e 5 al 31, bisogna fare 4 e 6. Siamo 4 e 5 al numero 31 in sala, 4 e 6, bisogna fare 4 e 6 già arrivato, bisogna fare 4 e 7 in sala, bisogna fare 4 e 8. Siamo 4.700 euro, 4 e 8 al numero 4, bisogna fare 4 e 9? 5.000 al 31, bisogna fare 5.002. Siamo a 5.000 euro al numero 31 in sala, bisogna fare 5.200 euro. 5.200, bisogna fare 5.400. Bisogna fare 5.400. Siamo a 5.200 euro in sala, 5.400 al prossimo rilancio. 5.200 euro per la prima. 5.200 euro per la seconda e 5.200 euro, ultima occasione. Numero 9, giusto? Sì. Allora, signori, andiamo al lotto numero 38, dove abbiamo una bellissima opera di Fortunato De Pero, archiviata da professor Scudiero, un'opera molto rara di un 3-2, bisogna fare 3-4, 3-2 al 17, 3-4 al 16, Gloria, bisogna fare 3-6, 3-4 è tua, bisogna fare 3-6, 3-6 al numero 5, bisogna fare 3-8 al 17, bisogna fare 4.000, signori.
4.000 al numero 5, bisogna fare 4.002. 4.002 è il 17, 4 e 4 è il successivo. 4 e 3 sarebbe 4 e 4, però vabbè, 4 e 3. 4 e 4, ah no, perché non abbiamo ancora raggiunto i 5.000. 4 e 4 al 16 a gloria, bisogna fare 4 e 5. 4 e 5 al 17, bisogna fare 4 e 6. 4 e 6 al numero 4, bisogna fare 4 e 7. 4 e 7 al 15, 4 e 8 è successivo. 4 e 8, grazie, bisogna fare 4 e 9. 4 e 9 al 15, 5.000 al prossimo. 5.000 al 17, bisogna fare 5 e 2. 5 e 2 al 4, bisogna fare 5 e 6. 5 e 4, scusa. 5 e 4 a te, eh? A te 5 e 2, bisogna fare 5 e 4 al 15, bisogna fare 5 e 6, 5 e 6 al numero 4, bisogna fare 5.800 euro, 5 e 8 al 15, 6.000 al prossimo, 5.800 per la prima, 6.000 al 4, bisogna fare 6 e 2 signori. 6 e 2, grazie Lucia. Bisogna fare 6.400 euro per rimanere in gara. 6.200 per la prima. 6.200, 6.400 al 16, bisogna fare 6 e 6. 6.400 euro per la prima. Sì, di gloria. 6.400 euro per la seconda e 6.400 euro, complimenti Gloria, aggiudicato il numero 16. Andiamo al lotto numero 39. Signori, chi mi offre 8.000 euro per questa bella opera di Fillia? C'è tutta una scheda, provenienza Galleria Arte Centro, con numero di archiviazione, c'è una scheda critica di Crispolti, collezione privata Milano, comprata dalla Tuada, da un collezionista di Milano che ce l'ha affidata per l'asta. 8.000 euro, signori, solo da confermare. Per la prima. Tra l'altro la scheda non è completa, perché questo qua era uno studio che era stato fatto per una rivista, mi sembra. Però purtroppo ci siamo persi dei pezzi, c'era tutta una scheda critica presa dal testo che Enrico Crispolti, che il professor Crispolti aveva scritto, purtroppo non capare sul catalogo, magari poteva aiutare qualche indeciso a convincersi. Signori, 8.000 euro da confermare per la prima. Prendo anche un po' di tempo per chi ci vede da internet, per chi sta guardando allo streaming. 8.000 euro per la seconda e 8.000 euro, ritiriamo l'opera, è un peccato, eh? Bella, eh? 8.000. Andiamo a Gerardo Dottori. 7.000, signori. Stesso discorso di prima. Opera archiviata presso l'archivio Dottori a Perugia. Abbiamo il numero d'archivio, abbiamo la documentazione su fotografia. Signori, 7.000 euro da confermare. 7.000 per la prima. 7.000 per la seconda. Signori, ritiriamo anche questo. Lo teniamo qua.
Andiamo al lotto numero 41. Allora, signori, abbiamo un'opera importantissima di Kupka. Dovrebbe essere degli anni del 20. Quindi, insomma, per chi conosce la storia dell'arte, si capisce al volo l'importanza, la portata storica di questo disegno 21x14. Signori, siamo 2.500 euro da confermare. Abbiamo due pubblicazioni. Galleria Fonte d'Abisso, nel 79, e carte dipinte dello studio 2C, edizione di Roma, pagina 40. 2.5 per la prima, 2.5 per la seconda, 2.500 euro. Lo ritiriamo. Andiamo al lotto numero 42. Dove abbiamo questo interessantissimo disegno, doppia archiviazione, Maya Picasso, Claude Picasso, 30.000 euro da confermare, signori. Per la prima. 30.000 per la seconda. E 30.000 euro, signori, ritiriamo anche questo. Passiamo al lotto numero 43. Oh, abbiamo una bellissima opera di Mauro Reggiani. 35x51. Siamo solo a 2.000 euro. 2.2 torna al banco, bisogna dire 2.3. 2.3, 2.4 torna al banco, bisogna dire 2.5. Paritari al banco, bisogna dire 2.6. Paritari al banco, bisogna dire 2.600 euro. Grazie. 2.7, mi arrivano dal 7, bisogna fare 2.8, saluto, buonasera. Bisogna fare 2.800 euro, 2.700 sono già arrivati. Ma anche i 2.8 mi arrivano dal 2, bisogna fare 2.9. 2.9 mi arrivano dal 7, bisogna fare 3.000, signori. 2.009 per la prima. 2.009 per la seconda. E 2.900 euro. Lotto paletta numero 7. Oh, signori, abbiamo questa deliziosa opera di Bice Lazzari del 59, 58, 57. 62, 5 per 44 e 5. Signori, si parte a 3.000 euro. 3.000 per la prima. È una carta incollata su tela. 3.000 per la prima, 3.000 per la seconda e 3.000 euro, signori, la ritiriamo. Andiamo al lotto numero 45. Tancredi Parmigiani, opera archiviata presso l'archivio storico Artisti Veneti di Mestre. Siamo a 2.500 euro, signori. Bisogna offrire 2.600 arrivati, 2.7 torna al banco. 2.8, 2.9 torna al banco. 3.000, 3.100 torna al banco. 3.002 al numero 2, 3.003 torna al banco. Bisogna offrire 3.003. No, 3.003, ok. 3.003 arrivati al 2, 3.4 torna al banco. 3.5 paritari al banco. Bisogna dire 3.6, signori. E siamo in gara. Siamo a 3.500 euro per il banco, bisogna dire 3.006. 3.005 per la prima. 3.005 per la seconda. E 3.500 euro, aggiudichiamo al banco. Complimenti. Andiamo al lotto numero 46, dove abbiamo un'altra opera straordinaria di Mario De Luigi, senza titolo, olio su tela, 80%, signori.
7-2 il numero 3, bisogna fare 7-4, signori. Opera di una qualità meravigliosa, 7-4 al 31. Bisogna fare 7-6. 7-6 al numero 4, bisogna fare 7-8. 7-8 al numero 15. 8.000. 8-2 al 4. 8,5, 8,4, 8,6, 8,6 che è meglio. 8,6 al 31. Bisogna fare 8,8. 8,8 al 3. Bisogna fare 9.000, 9.000 in sala, 9.000 in sala. 9.002 al 5. Bisogna fare 9.004, 9,4 in sala. Bisogna fare 9.006. 9,6 al 15. Bisogna fare 9,8. 9,8. Già arrivati in sala. Bisogna fare 10.000. 10.000 al 15, 10.005 il prossimo rilancio, 10.500 euro al 31, bisogna fare 11.000, 11.000 al 15, bisogna fare 11.005, 11.005 al 31 in sala, bisogna fare 12. 12.000 al 15, bisogna fare 12.500. 5. Siamo a 12.000 per Lucia al numero 15, bisogna fare 12.500. 12.500, bisogna fare 13.000. 13.000, bisogna fare 13.500. 13.000 per la prima, 13.000 per la seconda e 13.000 euro, paletta numero 15, aggiudicato al paletta numero 15. Lotto numero 48, Gerhard Schneider. 500 signori per la prima, 500 per la seconda e 500 al numero 2. Bisogna fare 550 se non sbaglio. 550 al 7, bisogna fare 600. 550 per la prima, 550 per la 600 al numero 2, bisogna fare 650. 6,50 mi arrivano al numero 7, bisogna fare 700, 700 al 2, bisogna fare 7,50 signori, 7,50 arrivati, bisogna fare 800, siamo al numero 7 con 750 euro, bisogna fare 800 euro, 800 al numero 2, 8,50 al prossimo rilancio, 800 per la prima, 800 per la seconda e 800 euro, paletta numero 2 aggiudicato. Andiamo all'otto numero 49. Oh, dove abbiamo questa bella opera su carta di San Tommaso. C'è un po' di collage, c'è un po' di pastello, tecnica mista del 1988. Benissimo, archiviata nella Galleria Blu, quindi è tutto a posto col suo numero d'archivio. Signori, siamo a 1.500 euro. 1.600 arrivati, 1.700 torna al banco. Bisogna offrirne 1.800. 1.800 arrivati, ma è paritaria al banco. Quindi, signori, bisogna offrirne 1.900. 1.800, 1.900, scusa. Sei troppo vicino, noi facciamo... 1.900 per la prima, 1.900 per la seconda e 1.900 euro, complimenti, bella opera. 1.900 alla paletta numero 31. Lotto numero 50. Siamo a 9.800, bisogna offrirne 10.000, signori. Giuseppe Santomaso,
opera richiestissima nel preasta, abbiamo mandato un sacco di condizioni. Bravissima. Siamo a 10.000 euro, bisogna offrirne 10.500. Alessandra non prende il telefono? Ha rinunciato. Siamo a 10.000 euro, signori. Bisogna fare 10.500 euro per rimanere in gara. Buona serata, poi ci sentiamo. 10.500, ah, pensavo mi salutassi. 10.500 euro in sala. Fatto così. 11.000 al numero 3, bisogna fare 11.500. 11.500 al numero 4. 12 è il prossimo rilancio. $12.000 al numero 3, bisogna fare $12.500.